Abbiamo tentato di fare una truffa ai danni di due persone anziane mediante il trucchetto dello specchietto danneggiato. Sono stati tratti in arresto dai carabinieri in Borghese, che stanno su quel punto della città che in altre occasioni era stato segnalato come punto sensibile per questo tipo di truffe e raggiri. La dinamica è stata chiara, classica, della macchina che viene incrociata, attraverso un supporto di gomma viene fatto il rumore sullo specchietto dell'autovettura incrociata, viene poi successivamente rincorsa e fermati le persone anziane in questo caso, venivano contestato loro la rottura dello specchietto. A fronte di un premio che poteva aumentare, quindi di una denuncia di sinistro all'assicurazione, è stato chiesto un pagamento di 60 euro che in un primo momento era stato ridotto a 20 euro. In quel momento sono scattati i due militari che erano appostati nei pressi e alla vista del denaro che stava passando di mano si sono subito portati sul posto e li hanno tratti in arresto dopo aver capito brevemente cosa stava succedendo. Il supporto in gomma che veniva utilizzato dai due malfattori era stato buttato immediatamente cercando di non farsi vedere dai militari, mentre per quanto riguarda lo specchietto era stata artatamente scollata la parte del vetro, facendo sì e facendo credere agli anziani che fosse stato rotto poco prima. Che viene messa in atto dalle forze dell'ordine, specie su direttiva del comando provinciale di Ancona, di tutelare questa fascia debole della società, è ultimamente effettuata attraverso informazione e prevenzione presso incontri con gli anziani stessi nei circoli anziani, circoli sociali dei paesi del territorio, spiegando loro come non cadere nei tranelli che vengono tesi da questi malfattori e soprattutto nel far capire come queste dinamiche spesso sono fraudolente e frutto di